Andrea De Maria, il PD di Bologna è in piazza per raccogliere firme in difesa della libertà di informazione. Qual è il significato di questa iniziativa? Abbiamo ritenuto fosse importante venire in mezzo alla gente, discutere con i cittadini, prima di tutto appunto per proseguire una raccolta di firme che stiamo facendo, come tante altre realtà di questo paese, su un appello di tre importanti intellettuali a difesa della libertà di informazione, un appello che è stato lanciato a seguito degli attacchi molto gravi del Presidente del Consiglio verso Repubblica e l'Unità, due importanti quotidiani del nostro degli italiani che sono stati appunto oggetto di un attacco secondo noi molto grave che mette in discussione la libertà di informazione nel nostro paese. E poi negli ultimi giorni si è aggiunto un altro fatto a mio avviso estremamente grave che riguarda la reazione del Presidente del Consiglio alla sentenza della Corte Costituzionale sul cosiddetto lodo Alfano, una reazione assolutamente sopra le righe che ha messo in discussione il ruolo delle principali dei principali organi di garanzia della nostra Repubblica, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, un fatto questo davvero gravissimo perché si attaccano le basi degli equilibri democratici nel nostro Paese, attaccando queste istituzioni così importanti e significative, e quindi alla raccolta di firme si è aggiunta anche la necessità di dare un segnale di forte reazione a queste parole del Presidente del Consiglio, e abbiamo quindi distribuito anche un volantino che appunto spiega la nostra posizione su questo tema. Fra due settimane ci sono le primarie del PD per l'elezione del segretario nazionale e dei segretari regionali. E proprio in questo contesto politico-istituzionale che hai appena accennato, che portata assume questo momento? Beh, è chiaro che le primarie hanno un grande valore in sé, sono in quanto tali un momento di grande partecipazione democratica dopo i congressi del nostro partito che hanno visto tantissimi iscritti partecipare alla prima fase del nostro dibattito congressuale. Sono un valore perché possono dare particolare forza e autorevolezza quello che sarà il segretario nazionale, quelli che saranno i segretari regionali eletti a seguito delle stesse primarie, ma è chiaro che di fronte a quanto sta accadendo ora nel Paese siamo di fronte a un nuovo significato delle elezioni primarie. Le elezioni primarie possono essere una grande occasione di mobilitazione intorno al Partito Democratico, possono essere un modo di dare forza al principale partito di opposizione proprio in un momento così delicato per la vita del Paese. Quindi c'è un motivo in più molto significativo di sostegno al PD, alla sua azione di contrasto all'iniziativa del governo Berlusconi, che queste primarie inevitabilmente assumono dopo gli eventi degli ultimi giorni.